Siamo a Sant'Anna del Furlo per la giornata di chiusura della Land Art 2012. Con noi la cantante marchigiana Giada Cambioli, che con un chitarrista e un batterista si è esibita oggi pomeriggio in un concerto. Giada, è la prima volta che vi esibite in una manifestazione di questo tipo, quindi in una Land Art? Sì. In una Land Art, sì, è la nostra prima esperienza con Michele Regini alla chitarra e Andrea Giovagnoli alla sezione ritmica. Abbiamo trovato molto piacere a partecipare a una manifestazione alla quale erano presenti tanti artisti. È stato un onore poter dare il nostro contributo in arte nella musica. E solitamente che tipo di repertorio proponete? Spaziamo dal pop, ma comunque un pop di alta qualità, nel senso che ci piace cercare pezzi soprattutto che ci piacciono e ci trasmettano un'emozione, ma anche che strutturalmente siano un po' complicati, altrimenti non ci divertiamo, ecco. E prediligiamo anche il jazz, quindi ci rivolgiamo verso gli standard o anche la bossa nova. Cerchiamo di dare un repertorio molto vasto e vario in modo da riuscire ad arrivare un po' a tutti coloro che ascoltano. Dottrina dell'Ethos è il nome di questo gruppo, che lo ha scelto pensando al concetto greco secondo cui esiste una relazione tra la musica e l'animo umano. Musiche diverse imitano, influenzano, stimolano stati d'animo differenti. Andrea Giovagnoli e Michele Regini hanno iniziato da bambini lo studio della musica, proseguito poi nella scuola del Barco di Urbania, che li ha fatti incontrare con Giada Cambioli, che nel suo continuo e appassionato percorso di studio e formazione, iniziato con la lirica, prosegue ora con le lezioni di Laura Vanzolini, cantante jazz. Io sono Michele Regini e sono il chitarrista di Giada, di Dottrina dell'Ethos. Dunque, la mia prima esperienza in campo musicale l'ho avuta all'età di 7 anni. Infatti ho iniziato a prendere dei corsi, delle lezioni di chitarra, appunto, per poi smettere. Ho ripreso ormai da 4 anni a questa parte a lezioni presso il Barco Urbania con l'insegnante Lorenzo De Angeli. E suono un po' tutti i generi, sia chitarra elettrica che acustica, e ho avuto varie esperienze anche con altri gruppi, non solo in acustico ma anche da cantante. Inizialmente suonavo alternative rock e anche sì, pop rock, insomma, indie rock tipo Radiohead. Mi sono avvicinato un po' più al funky come Red Hot Chili Peppers. Poi dopo, insieme al mio maestro, ho seguito, diciamo, un percorso formativo che mi ha portato fino allo studio del jazz. Sono con Giada e Michele a Dottrina dell'Ethos e siamo molto jazz oriented come gruppo. La mia formazione nasce in prima superiore presso la scuola di musica del Barco in Urbania, sotto la guida del maestro Adriano Pedini, nonché direttore artistico del Fano Jazz by the Sea. E segue poi dall'anno scorso la collaborazione con il maestro Federico Fazzi, batterista degli Ecotime e ha avuto esperienza al Berklee College di Boston, e momentaneamente comincio a studiare anche con il batterista del famoso Raffaele Gualazzi, che è Christian Marini, e ho all'attivo, per quel che mi riguarda, una collaborazione con il Noiseland Recording Studio di Milano. Oggi abbiamo avuto l'idea di fare una selezione del nostro repertorio, tant'è vero che abbiamo fatto veramente un concerto molto più piccolo di quello che facciamo di solito, scegliendo soprattutto degli standard jazz, con alcune puntate su Sting, Paolo Nutini, che ci piacciono molto, e un po' di bossa nova, e poi su delle registrazioni originali ho proposto un tributo alle donne, proponendo dei brani su registrazioni originali di Ella Fitzgerald e di Noah. E prossimi appuntamenti in cui possiamo sentirvi? Dovremmo essere presenti alla mostra del Tartufo di Sant'Angelo in Vado.
E al momento abbiamo, diciamo per scaramanzia, non diciamo troppe cose, perché in questo campo bisogna stare buoni e aspettare che le cose affiorino da sole. Ci siamo esibiti diverse volte nella scorsa estate, è stato molto bello, è sempre una crescita. Ok, grazie mille, sicuramente vi seguiremo perché è stato veramente un bellissimo concerto, grazie. Grazie a voi, grazie dell'attenzione.